14 servizi del comune di Compiano sono stati conferiti all'Unione dei Comuni, troppi per la minoranza che si è presentata alla seduta del Consiglio con indosso la maglietta con scritto svendita totale. I comuni di Borgotaro e Pellegrino entrano a far parte del Rural Europe Network, un progetto pluriennale finanziato dalla Comunità Europea per lo sviluppo di attività agricole e turistiche. Un altro passaggio Rai per il piccolo Thomas, la sua storia è stata raccontata nel TG di Rai 2. Intanto ieri è stato presentato a Bedonia un CD natalizio il cui ricavato sarà devoluto al bambino. Come ogni Natale, l'asilo nido comunale di Borgotaro ha regalato una bella rappresentazione all'Auditorium Mosconi, dove i piccoli hanno interagito nel racconto diventando protagonisti. È stata presentata nei giorni scorsi la bella e interessante mostra realizzata dal gruppo Ana di Verceto in occasione dell'anniversario della Grande Guerra e per ricordare tutti i caduti. Ancora un nulla di fatto per la Valtarese Calcio che chiude il 2014 con una sconfitta, bene il Bardi che saluta il Natale con una goleada, vince il Borgotaro, perde il Compiano mentre il Valgotra pareggia. Buona serata ai nostri telespettatori, benvenuti, questa è la settimana che ci accompagna al Natale, quindi davvero tanti servizi saranno dedicati alla festa più attesa di tutto l'anno. Apriamo però con il Consiglio Comunale di Compiano. 13 servizi di questo comune sono stati conferiti all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale. Troppi, a detta della minoranza, che si è dunque presentata nella sala consigliare con addosso la maglietta, con una scritta speciale e ovviamente provocatoria, svendita totale. Maglietta dalla scritta volutamente provocatoria, svendita totale, quella indossata dalla minoranza del Consiglio Comunale di Compiano nel corso dell'ultima seduta del civico consesso. Una frase che per il capogruppo Franco Rolandi la dice lunga su quello che il sindaco Sabina Del Nevo e la giunta hanno fatto, ovvero consegnare all'Unione dei Comuni tutti i servizi di questo comune. Questo comune è stato completamente svuotato di ogni, oltre che di ogni responsabilità, ma di ogni attività vera che il comune fa. E a questo punto la gente deve venire a sapere, almeno dalla minoranza, che ogni servizio ormai è demandato a Varano Melegara, a Borgotaro, in ogni altro comune, ma non più a Compiano. Porgo l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale, di Felice Anno Nuovo a tutti i miei concittadini. I comuni di Borgotaro e di Pellegrino Parmense sono entrati a far parte del Rural Europe Network, il REN, un progetto pluriennale finanziato dalla Comunità Europea, alla quale partecipano ad oggi comuni rurali spagnoli, croati, svedesi e finlandesi. Il progetto ha lo scopo di condividere e sviluppare insieme buone pratiche per lo sviluppo delle attività agricole e turistiche locali, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile. I due comuni parmensi sono stati coinvolti grazie alla loro partecipazione alla rete CERN, che da anni porta avanti un dialogo tra amministrazioni locali e cittadini dei due paesi sui temi come l'educazione, l'ambiente, l'inclusione sociale e appunto lo sviluppo locale. Torniamo a parlare di Thomas Brigati, il bimbo affetto dalla sindrome di Menkes. Lo facciamo perché vi avevamo detto nel TG di venerdì scorso che c'era stata molta attenzione rivolta al bambino da parte della RAI. Ebbene, ancora un altro servizio importante, questa volta un passaggio su RAI del TG2. Un altro passaggio importante sulle reti RAI per il piccolo Thomas Brigati, 2 anni e mezzo di Bedonia, affetto dalla rara sindrome di Menkes. Dopo la vita in diretta su Rai 1, un servizio al TG3 Rai Regione, uno su Rai Radio 2, sabato è stata la volta del TG di Rai 2 delle ore 13, una delle edizioni più seguite dei TG nazionali. Servizi importanti al fine non solo di far conoscere la malattia del bambino in tutta Italia, ma anche e soprattutto per cercare di dare il via quanto prima alla cura sperimentale messa a punto in America dal dottor Kaller, che bloccherebbe l'avanzare della sindrome e darebbe qualche speranza di vita a Thomas. Cura che al momento non può essere però sperimentata oltre oceano a causa dei tempi burocratici, ma che potrebbe invece ricevere il via libera a Italia.
I genitori di Thomas, forti anche dell'interesse mediatico che la storia del loro piccolo sta suscitando, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La speranza è lì, davvero a portata di mano. Occorre solo che qualcuno dica sì e forse, mantenendo sempre desta l'attenzione, qualcuno finalmente questo sì lo dirà. Ed è tanta la solidarietà attorno a questo bimbo, soprattutto con l'avvicinarsi delle feste. Come avete visto, sono tanti gli appuntamenti in programma. Questa sera in cripta a Bedogna non mancate alla bella serata, 3 cori insieme per la prima volta, tutto il ricavato andrà proprio al bambino. Ieri invece c'è stata la conferenza di presentazione del CD natalizio Christmas Staro, che è stato realizzato da 12 ragazzi che hanno partecipato al Talent X Taro. Anche in questo caso i proventi saranno devoluti a Thomas. Staro, 12 canzoni natalizie cantate dai protagonisti della manifestazione X-Taro svoltasi quest'estate, il cui ricavato, detratte naturalmente le spese di produzione, andrà interamente al piccolo Thomas Brigati, ovvero sia per permettere a Thomas Brigati di essere sottoposto alla sperimentazione della cura della sindrome di Menkes, la rarissima malattia di cui è affetto. È un altro gesto di solidarietà nei confronti di questo bimbo che sta coinvolgendo tutta la valle. Il CD si chiama 12 per 1, in quanto uno appunto è il piccolo Tommy che speriamo di aiutare. Mesi fa abbiamo avuto questa idea, queste 12 canzoni, tutte classici natalizi, e credo siano venute abbastanza bene, in quanto le nostre 200 copie sono ormai andate praticamente a ruba, tant'è che domani arriveranno altre 100 copie che sono già state praticamente tutte ordinate. Siamo stati molto orgogliosi e soddisfatti di questo risultato e oggi qui al Bar Lucia abbiamo fatto la conferenza stampa ufficiale per la presentazione, dove c'erano le autorità e il papà del piccolo Tommy. Oggi abbiamo anche aperto le iscrizioni per il nuovo anno di X-Taro e da domani i CD saranno in vendita nelle cartolerie, nei bar edicola, e comunque per qualsiasi informazione o contattate me, io sono Gerardo Piombo, o vi collegate al sito di X-Taro, oppure potete chiedere ai bar dove vedrete esposti la locandina del CD. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in one horse day. Questa sera, tra pochissimo davvero, alle ore 21 a Borgo Taro, presso la sede dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, sarà presentato per la prima volta al pubblico Il Coraggio e la Promessa, il nuovo romanzo del terzo del maggiore Giuseppe Marletta. Non mancate dunque tra poco alle 21. E ora, a proposito di clima natalizio, ci spostiamo all'Auditorium Mosconi di Borgo Taro, dove i piccoli dell'asilo nido La Tana hanno salutato l'arrivo del Natale insieme alle loro insegnanti, educatrici e con i loro familiari. Tutte le stelline dal cielo.
Allora, abbiamo appena terminato la rappresentazione, la drammatizzazione della Stella di Laura con i bimbi del nido. Come tutti gli anni ci siamo ritrovati qui all'auditorium per trascorrere così un momento di compartecipazione, di gioia alla narrazione di questa bella storia. I bambini hanno partecipato, sono stati contenti. Ora ci trasferiamo al nido per fare una merenda e per scambiarci gli auguri di Natale. Approfittiamo anche per fare gli auguri a tutto il paese, dai bambini del nido, dall'educatrice e da tutto il personale del nido.